Salve a tutti appassionati di YouTube, io sono Let's Play di Super Mario e oggi siamo tornati su Poképark Wii, la grande avventura di Pikachu. Nello scorso episodio mi dispiace che il video sia fermato così, perché non era previsto, infatti ve lo dico subito, però è capitato così. Poi stavamo facendo la Diana Salterina, quindi intanto andiamo. Ragazzi, mi mostro una cosa molto divertente, guardate. Questa è la Diana Salterina, guarda. Io le chiappe di Bulbasaur, di Venusaur. Ora li faccio. Oh mio Dio, è bruttissima la cosa. Però andiamo, continuiamo. Scusate veramente per l'episodio scorso, mi dispiace in un modo. Vuol dire che non hai paura. Costa 5 bacche, vuoi provare l'aliena salterina? Sì, bene, allora cominciamo l'aliena salterina. Certo, 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 certo. Forza. Ora proviamo Monkey. Andiamo Monkey, dai forza. La volta scorsa Ambipo ci ha deluso tantissimo. Ora Monkey, io voglio te. Ma voglio te in un modo. Io non sono bravo in sto gioco. E che cavolo, no? Che sì che sono bravo. È grande. Grande Venusaur. Ciao Lotad. Mio Dio. Il Lotad salta in un modo. Bonus 62, grande. 100 bacche. Nuovo record. Bannery. Luxray. Sì. Ale, Venusaur è felice. Non pensavo che aveste completato la salterina, ma una promessa permetterà a tutti di giocare al super gioco e di accedere alla piazza. Uffa Venusaur, ma di cosa hai paura? Poco mi indolosco, non sono fragile come pensi tu, non hai visto ad assistere al super gioco? E anche tu sorridevi, non ci credo che non ti sei divertito. Ma sentiti, quante pretese. Però, a dire il vero, ammetto di aver notato che ti sei divertito molto nel super gioco. E anch'io mi sono divertito tanto. Voglio avere fiducia nel vostro coraggio. Come promesso, apro il cancello che conduce alla piazza e permetterò a tutti di partecipare al super gioco. A proposito, Pikachu, ecco il tuo riconoscimento. Sì! Secondo frammento di Prisma! Ascolta, Pikachu, c'è un motivo se ho chiuso il cancello? Ho litigato con Empoleon. Blaziken! Quindi l'ho fatto per proteggere il bosco. Ti chiedo di andare nelle zone protette da Blaziken e Empoleon. Di loro che dobbiamo riunire il Poképark. Ma è strepitoso, Pikachu, è un compito molto importante. Ti aspettano molte avventure. Dunque, chissà com'è questa famosa piazza del Poképark. Per arrivarci se si era quella parte, poi si va a sinistra, eh? Io vado a dare un'occhiata. Pikachu, tu non devi catapultarti, visto che ci sei, potresti farti qualche amico. Vuoi salvare i progressi attuali della tua avventura? Sì. Partita salvata. Bam 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 bam. Andiamo. Veramente mi dispiace per l'episodio scorso, che è una roba, porca, mi dispiace tanto aver interrotto così. Quindi questa è Poképark Wii, la grande avventura di Pikachu, episodio non mi ricordo, parte 2. Ecco, sarà così. Andiamo a corri. Torterra. Sei stato tu a smuovere l'anima di Venusaur, dando vita ai cambiamenti nel bosco? Venusaur, Blaziken e Empoleon, sarebbe davvero bello se quei tre facessero la pace. Cosa? Vuoi fare una sfida? Sì, Torterra. Bene, fatti sotto. Attento però che il tuo fulmine non ha effetto su di me. Tirano bene a mente. E posso farti solo pochi miei sensibili all'elettricità. Oh mio Dio, Torterra, sei forte però. Muori, Torterra. Muori, ma muori. Oh, Dio santo, Dio. Oh mio Dio. No. No. Mio Dio, Torterra. Ma cosa sei? Devi farmi distrarre. Meglio se ti alleni un po'. Ma muori, Torterra. Forza, sì, sono stato io, certo, sarebbe bellissimo, sì, forza, voglio distruggerti, vai, va bene, vai,
cosa. Torterra, smettila! Io ti voglio distruggere la vita. No! Devi farmi di strada, meglio se te lo non può, ma va a cagarte. Totaro, vado a parlare con lui. Non ti viene mai voglia di darti un'occhiata attorno? Io sono stabile, mi piace girare. Se punti ti raccomando qui verso lo schermo per il video, passerai alla visuale della telecamera. Per tornare alla visuale standard, afferra il telecomando qui per l'estremità e per il video. Wow, devi così tanto da starli, eh? E certo, andiamo via. Vuoi andare alla piazza del Poké Park? Sì. Vai, applicaci un po' di stretching, come ha detto Torterra. Sì. Forza, brucia i muscoli. Oh, bella. Non me la ricordavo così. Che è da tantissimo che non ci gioco, porca. Ah, ma l'hanno tagliata un po', perché me la ricordavo diversa. Oh, Corpish. Oh, ciao, Chatot. Ehi, ho sentito dire che tutti i problemi del bosco sono stati risolti grazie a tutto l'evento. Ormai sei famoso. Ho regalato un taccuino a Cicorita. Ma torniamo a te. Questa è la prima volta che visiti la piazza del Poké Park. Lascia che ti dia qualche dritta. No, sì, certo. Certo, sì, vabbè, dai. Non mi interessa, ciao, devo fare presto. Cicorita! Ciao, mi ha dato un taccuino su questo i nomi dei Pokémon con cui ho fatto amicizia, ma io non sono un granché nelle gare, perciò ho pensato una cosa. Sembra che qualcuno abbia cominciato a costruire una casa sull'albero. Vorrei finire di costruirla in modo che tutti possano venire qui. Che ne dici? È una buona idea, no? Certo, buonissimo. Ci aiuta qualcuno ora? Dai, vi prego. No. Ah, non c'è nessuno. È disabitato. Guarda, però è brutto. Dai, mega parkour di Pikachu. Oh, Bannery. Allora, cosa andiamo a fare allora? Devo parlo con Driftblim. Oh mio Dio, dai, Pikachu, stai dritto. Scusami, Driftblim. Scusami. Wow, ne hai fatte di cose, parlano di te in ogni dove. Ti ringrazio tanto per aver reso il bosco in un posto libero. E ora per me è di ricominciare il lavoro. Dai, poi esamina le fermate su cui ci ho disegnato le bacche e vedrai nelle zone che ho visitato. I miei amici vanno e vengono da lì. Ok. Quindi mi porteranno da un posto che voglio a un altro. No. Ah, ma sei stronzo però! Mi hai scippato le bacche! Cosa c'è? Ehi, vuoi diventare più forte? Lascia fare me. Potenziare il tuo fulmine per un pugno di bacche. Più tardi verranno anche dei miei colleghi che nella piazza del Poké Park. Ognuno di loro è esperto in qualcosa e saranno lieti di insegnare i Pokémon più volenterosi. Il nostro scopo è permettere a chi vuole veramente divertirsi al Poké Park di riuscirci fino in fondo. Bene, ok. Bene. Le mosse di cioccolato sono il mio forte, vuoi fare altre? Oh, va bene, ci sto. Ok. Andiamo. Vai Pikachu. Forza, sì, vai Pikachu, grandissimo. Bene. La portata è fulminamentata. Colpisci. Oi, una volta anche i Pokémon del bosco della mia venivano a giocare alla spiaggia. Eh? Ah, perché prima devo fare questi qua. Ma io non voglio. Ma benvenuto, qui c'è la mostra fotografica. Sai come fare le foto? Prova a fare una foto. Prendi meno per cattare una foto. Nel primo caso prendi meno. Ok. Sì. Thank you.
No, dai, va bene, va bene, va bene, va bene, basta. Basta, basta, lasciami in pace. Smettila con queste parole. Io non le faccio le fotografie, mi fa schifo, non le ho mai fatte, non le ho mai fatte. No, no, no. Ma che palle. Ok. Ok, ora possiamo parlare con Corpish. Oi, un messaggio da parte di Venusaur per il grande Empoleon. Di solito non faccio passare nessuno, ma visto che Empoleon non è del tutto sereno, per questa volta farò un'eccezione. Mi raccomando. Bene ragazzi, per questo mi sono sbagliato. Per questo episodio è tutto. Aspettate un attimo. Devo girare per fare una fine figa. Per rendere un po' più. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Ci vediamo al prossimo da Let's Play di Super Mario, da Pikachu, da Mario, da Federico e da tutti gli altri. Addio!